Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. 5 cardinali e 123 vescovi amici di Chiara Lubich venuti a Trento da tutto il mondo per celebrare il centenario dalla sua nascita. Si sono svolte domenica scorsa le cerimonie religiose e laiche in memoria della grande trentina fondatrice del movimento dei focolarini. Il presidente del Consiglio Provinciale Walter Casvalder ha ricordato la speciale cornice istituzionale dell'autonomia che fece da sfondo alla vita della Lubich. Trentinissima, ha detto, per come ha saputo innestare pensiero ed azione su una tradizione cristiana che l'ha ispirata nel portare nel mondo i messaggi della comunione, della fratellanza e della pace. Sarà il tavolo con le organizzazioni sindacali che si aprirà in marzo sotto la regia dell'assessora al welfare Stefania Segnana a decidere l'utilizzo degli 8 milioni di euro risparmiati dalla provincia in seguito al bonus bebè e al bonus per la frequenza degli asili nido. Le misure previste dallo Stato per il 2020 si sovrappongono infatti a quelle già introdotte dalla provincia nella legge di stabilità. Oggetto del tavolo sarà l'ipotesi di destinare quelle risorse alla promozione del lavoro femminile. Dal 14 febbraio al 7 marzo è in calendario a Palazzo Trentini la mostra Grot 30, dedicata a Cirillo Grot, straordinario artista di Guardia di Folgaria, scomparso 30 anni fa, a soli 53 anni. Il percorso tra le 70 opere di scultura, pittura, disegno testimoniano la ricchezza della produzione di Grot, artista nel senso più ampio del termine, che nella sua troppo breve esistenza sperimentò innumerevoli tecniche e stili, ispirandosi alla vita dell'uomo con i suoi chiari e i suoi scuri, l'inferno e la bellezza, il dolore e la speranza, a cura di Tiziana Gazzini in via Manci 27 a Trento. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.